Allora, cominciamo subito da questo gol, da questa occasione che avevi avuto, da questo gol mancato. Raccontacelo un attimo. Niente, ho sbagliato e basta, può capitare. Ci saranno, speriamo, occasioni per i mediani in futuro. Ma questo hai chiuso gli occhi, hai? No, a parte che ero stanco perché arrivavo da Sì. apprezzare la metà campo. Poi ero convinto di avere il portiere dietro, non mi sono neanche reso conto dove era la palla Quindi perché. ti è venuta foga di tirare? Sì, perché ero sicuro di avere il portiere dietro, magari io non l'ho neanche rivista, però ho visto qualche foto, magari potevo portarmela dentro se il portiere non c'era, però. Devi darci d'esterno, c'è dato d'interno, insomma tante Insomma, cose. d'esterno era un po' difficile. No, Di bastava. arrivare dritto e darci d'esterno era un po' difficile. Inquadrare. Ho Sì, sbagliato, basta. al di là dell'errore, poi ti ha un po' condizionato forse quell'errore lì nel resto della partita. No, penso che penso di aver fatto un secondo tempo migliore del primo tempo. Ero tranquillo e. Secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto qualcosa in più, anche se sinceramente non è stata una bella partita e io personalmente sono più dissoddisfatto del secondo tempo mio che del primo. Sei tornato spesso indietro, è una richiesta che da Dario ti ha fatto, perché ti abbiamo visto quasi sempre sulla linea di Ho centrocampista. giocato effettivamente da centrocampista esterno, non ho giocato a punta lunedì sera. Dunque, ho fatto quello che deve fare un esterno del centrocampo. Aver perso Lazzaro subito ha un po' scompaginato anche un po' i piani tattici di quello che avevate preparato in settimana. Perché è vero che No, è entrato perché Berretta, però magari c'erano. alla fine giocavamo con un Lazzaro prima punta, io da una parte e Ferrarese dall'altra e poi purtroppo non si è avuto questo brutto infortunio e è entrato Berretta che più o meno come caratteristiche ci assomiglia, dunque non penso che la partita sia stata influenzata molto da questo. Quindi cos'è stato secondo te di più? Il fatto che avevate molte assenze a centrocampo, non riuscivate a far gioco? O diciamo una partita storta, perché poi ci sta magari anche. Penso che sicuramente al centro, le assenze, due giocatori importanti a centrocampo, cioè i giocatori che mancano a centrocampo sono delle assenze importanti, però anche i giocatori che le hanno sostituite sono giocatori di assoluto valore. Niente, penso che il Pavia è una buona squadra, secondo me è una delle più buone che abbiamo trovato quest'anno, una squadra che gioca a calcio e ci hanno messo sicuramente in difficoltà, noi praticamente non abbiamo mai creato qualcosa di importante se non mi ricordo la mia occasione, un tiro sul secondo tempo Tuo, alto, sempre il tuo, sì. Gli ma poi non abbiamo creato unici praticamente guizzi, nulla. diciamo, di una partita rispetto alle altre, dove lo Spezia ha fatto proprio fatica anche nelle cose semplici, quelle che sa fare, passarsi la palla, giocare in maniera corale, ecco, è mancato anche quello, no? Diciamo che come impostazione della nostra squadra, magari. Siamo una squadra che gioca più sulle seconde palle, sì, insomma, sulle seconde palle, non è che sia una squadra che magari gioca a calcio come il Pavia, oppure. Però sinceramente è mancato anche questo lunedì sera. Però nonostante tutto abbiamo fatto un punto che secondo me non è da buttare via. 5 giorni da questa partita c'è subito la riprova. Gara difficile a Vercelli perché al di là della posizione della prova del vedere, poi quando si entra nell'ultima fase tutti i vari numeri contano poco, insomma. Le partite come quelle che ci rimangono sono tutte difficili, ma io penso che abbiamo tre partite dove possono veramente essere decisive per questo campionato, perché sono alla nostra portata rispetto magari alle ultime tre, mi sembra. E facendo punti in queste partite, visto anche il calendario delle nostre inseguitrici, secondo me il campionato si potrebbe decidere. La tua situazione, diciamo, fisica, visto che hai avuto molti problemi, soprattutto nel girone di ritorno. La situazione fisica è che anche domenica purtroppo ho dovuto giocare infiltrato. E ho questa tendinite e dopo essermi stirato, cioè strappato, diciamo che stavo abbastanza bene, però ho trovato poco spazio. Adesso speriamo di, anche perché ce n'è bisogno, di riuscire a tenere duro fino a fine anno. Ecco, cos'è che può essere decisivo da qui in avanti, in voi e nelle altre? In noi sicuramente la voglia di vincere un campionato che ci ha visto rincorrere lì sul più bello sarebbe un vero peccato non, cioè,
buttare via questa prima posizione. Certo. Ma c'è le altre, vedere lo Spezia lì davanti a un punto penso che sia una motivazione per tutti, dai. Anche perché evitare di fare i playoff, io li ho fatti, e ho vinto campionati e ho anche perso i playoff. Anche noi li abbiamo fatti. È meglio non farli i playoff. Marco, il morale della squadra in questo momento è fondamentale, oltre che stare bene fisicamente, anche mentalmente, no? Il morale sicuramente, magari tutti gli infortuni che ci abbiamo, le difficoltà un po' ti penalizzano, però d'altro canto ci rendiamo conto delle opportunità che abbiamo e il morale non può, cioè siamo concentrati sull'obiettivo, diciamo. Un peccato con così tanta gente lunedì, insomma, non fare una partita migliore. Oltre che mancata vittoria, diciamo. Quello, cioè, giocare con lo stadio così è bello, speriamo che magari la gente venga ancora con questa affluenza nelle prossime partite, magari speriamo di dargli qualche gioia in più. Grazie Marco.